aperta, anche perché abbiamo una rotazione che ce lo permette, in quanto cominciamo al volteggio e quindi finiamo al corpo libero. Perfetto, quindi allora, nell'ordine di lavoro ci sarà Sedamato quarta al corpo libero. Perfetto. Questo ve lo dico già da oggi. Benissimo. E potete anche intuire il perché. Eh certo, perché se non è necessario non lo fa. Benissimo. Esattamente. Quindi avremo, come abbiamo fatto ieri, la prova con tre corpo liberiste. Perfetto. Intanto ci arriva una bella notizia, perché Giulia Perotti ad Antalia è diventata campionessa del mondo al corpo libero. Al quindi corpo abbiamo libero. Insieme al corpo libero. Insieme a Caterina Gaddi alle parallele abbiamo anche Giorgio Perotti al corpo libero e poi abbiamo anche Brugnani al volteggio, quindi grandissime notizie. Grandi mi risultati. Fa piacere, perché poi se avete chi ha seguito la gara ha visto che Giulia ha sbagliato la trave, ha fatto un paio di cadute, così tutte e tre le ginnaste che hanno gareggiato hanno fatto un esercizio da trave con due cadute, non voleva essere da meno delle compagne, ma la capacità di risorgere, come si dice, va bene, ha fatto la trave, una finale, non è andata bene, ma evidentemente, io non ho visto l'esercizio, però la notizia mi è arrivata adesso, vuol dire che ha saputo reagire, ha saputo, e questo è importante, queste ragazze che non hanno esperienza, Giulia come le altre, come Caterina, non aveva mai visto un podio, quindi già solo salire su un podio a fare esercizi è problematico. Molto. Quindi grande felicità per le nostre junior che tornano a casa con un bottino veramente...